2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela. Nuovo appuntamento con 2 minuti 2 da Maria Concetta Goldini. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Quante chiacchiere, quanti teatrini politici, quante liti prima di arrivare ad un risultato scontato. Nessuno vuole che il pontile sbarcatoio vada demolito come ha previsto la regione. Se la regione non avesse stanziato questi soldi sarebbe rimasto là 100 anni e più, rovine permettendo, e nessuno se ne sarebbe occupato. Ora che c'è la spada di Damocle molto seria della demolizione, si sono svegliati tutti e tutti dicono che non va demolito. Bene, giusto che si preservi la memoria storica, però invece di perdere tempo in inutili sedute consigliari, scontri per 2 giorni successivi sui giornali e altro, è più facile creare una delegazione e andare subito a Palermo dall'assessore di riferimento, magari chiedendo ai suoi consiglieri e referenti a Gela di favorire un incontro e quindi andare a dire alla regione, portando carte e atti alla mano, che la città di Gela non vuole assolutamente la demolizione ma vuole altro. Insomma, serve un confronto più sereno per avere un risultato più netto. Il pontile quindi va demolito e dimostri, se deve essere così, l'amministrazione comunale che può essere salvato. Operi affinché gli organi preposti facciano la loro parte, ma la faccia pure l'amministrazione comunale alla sua parte. Se ha da poter dare qualche incarico, se ha da chiamare qualche specialista a titolo gratuito, se ha da chiedere consiglio a chi ne sa di più, insomma, faccia la sua parte e poi vado a battere i pugni sul tavolo a Palermo. Ma gli scontri a Gela, il cuocere sempre nel nostro brodo, non serve a niente, a nessuno. 2 minuti 2. Fatti e commenti in 120 secondi di Maria Concetta Goldini. 2 minuti 2. Il viaggio dell'informazione nel triangolo Roma-Palermo-Gela.